Settimana importante, quella appena conclusasi a Bruxelles, dove sono state definite le operazioni di negoziato che hanno portato in Italia, all'Emilia colpita da una disastrosa alluvione, 670 milioni di euro. Quella solidarietà e quella responsabilità europea che gli Stati membri hanno voluto accordare dopo intensi negoziati. È questa l'attività a portare avanti. Ho incontrato Crocetta nell'ambito delle attività della Commissione sul crimine organizzato per sostenere quella cultura di governo che passa attraverso un pieno utilizzo dei fondi europei, un controllo serio sulle attività sviluppate e nel contempo un'opposizione responsabile nel Parlamento siciliano e uno stimolo forte che possa determinare nel nuovo governo una capacità reale di spesa, di governo, di organizzazione di risorse nei confronti soprattutto delle piccole e medie imprese. È un momento congiunturale di particolare crisi, direi emergenziale, ed è questa la ragione perché bisogna fare gioco di squadra attraverso livelli di governo responsabili, attraverso una condivisione di un progetto che vede oggi l'Europa fondamentale nel poter trasferire risorse soltanto se vi è una cultura progettuale che è mancata nel governo lombardo, che confidiamo possa esservi invece in un governo che sappia avere una sponda importante sia a livello nazionale sia a livello europeo, con quegli stimoli forti, determinati e decisi che debbono sempre tenere distinte l'attività di governo da quella di opposizione responsabile.